Il giornalista punge la trasmissione rivale e la conduttrice campana. Un tripudiante Alberto Matano, tutto sorrisi e toni entusiasti, concludendo la prima puntata della Vita in diretta 2021-2022. Ha lanciato un arrivederci molto curioso che è suonato e più come una vera e propria punzecchiatura nei confronti di Barbara D'Urso e dello show da lei timonato. Pomeriggio 5. La conduttrice campana ha iniziato con oltre una settimana d'anticipo rispetto alla concorrenza di Rai 1. Quella cioè rappresentata dal talk timonato da Matano. Oggi, martedì 14 settembre. La prima sfida sul fronte ascolti è il primo appaiamento. Evidentemente la gara è molto sentita dal giornalista e conduttore Rai, che ha avuto un atteggiamento alquanto singolare e inaspettato. Come ormai arcinoto, Pomeriggio 5 ha subito una rivoluzione rispetto alle scorse edizioni. Il diktat è arrivato da Mediaset: più sobrietà, più informazione, meno gossip e meno cacciara in studio. Queste le linee guida imposte dai vertici del biscione. Via anche gli opinionisti salottieri che si sono visti per anni negli show d'Ursiani e dentro più giornalisti ed esperti in grado di raccontare le news di attualità e cronaca in modo puntuale e approfondito. Altrimenti detto, una sorta di La Vita in diretta in salsa Canale 5. Quindi, cosa ha detto Matano chiudendo la prima puntata? Con un tono assai gasato e festoso ha dichiarato: la prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in diretta. Fin qui tutto normale. Poi, però, ha aggiunto una chiosa piuttosto curiosa, che ha avuto il sapore di frecciatina verso la rivale D'Urso. La Vita in diretta, quella vera. Ci vediamo domani. Alcuni telespettatori del talk di Rai 1, su Twitter, hanno subito fatto notare le parole del giornalista e quella vera, sostenendo che è fuori di dubbio che ci sia stata una punzecchiatura recapitata indirettamente a Pomeriggio 5. Ecco alcuni commenti a caldo: ha lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso e al suo Pomeriggio 5 che quest'anno è tale e quale, Pomeriggio 5 è tale, ripreso tutto il format di Rai 1, Matano l'ha fatto notare. In effetti, Pomeriggio 5, dopo il cambio di rotta, è assai simile alla Vita in diretta. C'è da scommettere che, laddove si dovesse chiedere a Matano se dietro al suo arrivederci si sia celata una stilettata a Barbara, risponderebbe di no in fondo, però, pare proprio che la stoccata sia stata ben assestata e indirizzata.